Risley. Analizziamolo. Bene, allora partiamo dal dire che è molto figo, che insomma l'occhio vuole sempre la sua parte e Risley ci regala tante belle emozioni. Male. Ho due pugnetti. Fammi vedere come dai pugni grossi. Allora, esteticamente è bellissimo. Cioè, anche il lavoro che hanno fatto a livello di design sul personaggio, ragazzi, è pazzesco. Mano a mano che andiamo avanti, più sono particolareggiati i personaggi. Cioè, guardalo, quanti dettagli che ha il suo costume. Guarda che roba. Mi aspetto una quantità abnorme di cosplay di Risley a Luca Comics. Sono sicurissima che ce ne saranno tantissimi e non vedo l'ora. Che bello. Allora, partiamo dall'analisi. Intanto vediamo gli attributi che ha al momento. Tasso di crit 46, quindi immagino abbiano dato anche a lui il maresciossé come set. 182 danni da critico. Ok, vedo che gli hanno tirato su un po' l'attacco. 135 di ricarica di energia. E poi abbiamo danni crio, ovviamente. 1173 di attacco. Immagino che abbia la sua arma, ovviamente. Sì. Bella! No, vabbè, sta arma esteticamente... Scusa, fammela vedere in game. Ah, non si vede! Let's begin. Non si vede però. Però non si può vedere. La cosa mi fa un po' rosicare perché l'arma è molto bella. Cioè, esteticamente molto figa. Però essendo lui un boxer, è come se prendesse energia da questo congegno e la trasmettesse alle sue mani. Allora, poi gli hanno dato appunto il maresciossé. L'avevo capito dal fatto che aveva poco critico. Partiamo dai talenti. Allora, pugni normali. Pugno semiserio. Fa molto... Punch. Attacco normale. Risley convoglia il gelo sul pugno per sferrare dei potenti pugni espulsori, eseguendo fino a 5 attacchi rapidi che infliggono danni da crio. Pugni espulsori. Quindi immagino abbiano già di base la capacità di spingere indietro i nemici. Oh, guarda che bello che ghiaccia tu. Madonna, bellissimo. Che figata sta roba. Guarda che bello. Cioè, ovviamente l'acqua la vai a congelare, quindi purtroppo non ci hanno messo nessun personaggio d'acqua qua. Ragazzi. Wow, quanto cooldown per la E? Tanto cooldown per la E. Volevo vedere un po' di melt. Vabbè, capito. Squirrel, Mark Chip. Dopo capiamo un attimo i suoi meccanismi, eh. Volevo vedere un attimino un po' del danno del melt in azione. Animal test 60. Out of the frying pan, into the fire. Va? Stay cool and face your guilt. Cioè, anche solo così di danno puro, ragazzi, fa un botto di danni. Cioè, anche solo così di ghiaccio puro. Beh, ovviamente Bennett su di lui, cioè, si prende solo il boost. Non essendo un bow user, uno sword user. Ok, allora, andiamo a vedere un attimino. Mi sembra bello forte. Intanto l'attacco base fa danni crio. Esegue fino a 5 attacchi rapidi che infliggono danni crio. Quindi l'attacco base fa già danni crio. Quindi già solo per questo motivo è tanta roba. Perché comunque essendo un catalyst user attacca perennemente con l'elemento. Quindi a me piacciono molto i catalyst user. Attacco caricato consuma una data quantità di vigore per eseguire un balzo e sferrare un pugno guizzante infliggendo danni da crio ad aria. È quell'attacco verso l'alto che abbiamo visto prima. Attacco in picchiata, attacca scagliandosi contro il suolo da mezz'aria. Vabbè, il solito. Quindi gli attributi classici, un DD user. Assalto della zanna di ghiaccio. Andiamo a vedere. Questa è la skill. Regolando il respiro, il ritmo e l'andatura, Risley esegue uno scatto in avanti per un breve tratto ed entra nello stato di punizione rigente, scatenando attacchi più potenti del normale. Punizione rigente aumenta la resistenza all'interruzione di Risley. Se i suoi punti salute sono superiori a un 50%, potenzia i pugni espulsori di attacco normale. Ecco qua, altro personaggio di Fontaine, altra meccanica sugli HP. Ormai l'abbiamo capito, ragazzi, tutti i personaggi di Fontaine hanno meccaniche basate su quanti HP hanno, su quanti HP perdono, sugli HP. Quindi, i suoi HP devono essere superiori al 50%, sì, saranno tutti così, saranno tutti basati su questa cosa. Quindi Furina avrà sicuramente qualche tipo di interazione particolare
sugli HP dei personaggi, anche lei. Aumentando i danni inflitti, ok? Quindi se i suoi punti salute sono superiori al 50%, fai più danni. Quando uno di tali attacchi va a segno, una certa quantità di punti salute di Risley si consuma. Quindi anche lui, come Neuvillette, come Lainey, attacca e consuma HP. Tale perdita di punti salute può verificarsi solo una volta ogni 0,1 secondi. Questo effetto viene annullato se Risley lascia il campo. Io, ragazzi, ci scommetto quello che volete che Furina ha una meccanica di regen. Quindi avrà qualche tipo di meccanica che ti ripristina gli HP. Non so, magari mentre attacchi, magari tu attacchi e perdi HP col personaggio, ma li ripristini con qualche buff suo. Però lei, secondo me, avrà qualcosa che ti ridà indietro gli HP. Attributi abilità. Lo scaling è sul danno normale, danno da pugno espulsore, quindi per questo gli hanno messo tanto attacco. Il costo dei punti salute è scalato sul 4,5% dei punti salute massimi. Ecco, quindi questo non vuol dire che dovete buildarlo HP affatto, vuol dire semplicemente che dovete stare sopra il 50% degli HP per fare più danno. E il costo dei punti salute è per l'attacco, per la skill, per la E. Quindi vuol dire che quando utilizzo la E, ciuccia una parte degli HP. Utilizzi la E per potenziarti. Aspetta che lo rifacciamo, ma mi servono gli HP. Grazie Ben. Quindi curiamoci un attimo. Perfetto, quindi mi potenzio e vado ad attaccare. E attaccando consumo gli HP. Ok, adesso è giusto. Solo quando vanno a segno. Se attacco l'aria non succede niente. Vedete, adesso è finito l'effetto e lo rimetto. Ta 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 ta. Ok. I'm going in. Ovviamente per sfruttarlo devo essere sopra il 50%. Ci sarà sicuramente bisogno di tenergli la vita un pochino su. Sopra il 50%. Perché poi lui va lì a menare e ogni pugno gli scala gli HP. Costo è 4,5% dei punti salute massimi. Quindi ogni pugno con la skill a livello 8 costa un 4,5% dei punti salute. La Burst. Morso del lupo Brunauro. Attivando i suoi guantoni da pugile, Risley sferra un diretto di ghiaccio condensato. Dopodiché usa un impatto glaciale per infliggere più iterazioni di danni da crio ad aria di fronte a sé. Ok. Quindi la sua Burst è ad area. E forse, sì, esatto, forse è anche una bella area grande. Quindi probabilmente per questo motivo ha dei bei danni ad area. Tra l'altro vedendo lo scaling, scala normale come scalano tutti i DPS. Quindi andiamo a provare. L'area si vede, comunque quella che c'è alle sue spalle. È un disastro. Vabbè, comunque sembra abbastanza grossa, dai. Cioè, vedere anche l'ampiezza dell'animazione sembra una OE piuttosto grossa, quindi un po' di danni ad aria sicuramente li fa. Comunque, vabbè, mega pugnone ad aria, cioè questo non è complicato da capire, la sua Burst è super easy. Fai un pugno esattamente davanti a lui che fa danno ad aria. E l'aria sembra anche molto grossa. Lui sì, è molto figo. Supplica di giustizia, andiamo a vedere le passive. Se Risley possiede meno di un 60% dei punti salute, il personaggio ottiene un rimprovero magnanimo. Il successivo attacco caricato di attacco normale, pugni del gelo veemente, si potenzia per diventare un rimprovero, pugno guizzante. Quest'ultimo non consuma vigore, infligge un 50% di danni in più e ripristina il 30% dei punti salute massimi di Risley all'impatto. Allora sì, ecco perché mi dicevi prima che con l'attacco caricato avevi notato che recuperava HP. È questa passiva. Se sei sotto al 60% dei punti salute, quindi se sei lievemente sopra il 50%, questo personaggio lo si gioca praticamente sul 50% degli HP. Se sei lievemente lì, sei al 50% e sei sotto al 60%, curi con il caricato. Bam, eccolo lì, guarda. Bello, cura anche tanto, porca miseria. Vai, abbassa. Vabbè che posso abbassarmelo con i pugnetti. Cioè, raga, non consuma stamina, il suo caricato non consuma stamina e in più si cura. Porca zozza. Stay cool and face your guilt. Sgravata sta cosa. Ovviamente solo quando sei sotto al 50%, però io adesso vorrei capire se funziona solo quando utilizzo la E. Eh sì, ti carica sempre. Double pugno però no. Ah, perché non sono sotto. No, vabbè, raga, cioè, si autocura. Raga, sta roba dell'autocura è veramente sgrava. È il primo personaggio che abbiamo che fa una roba simile. Scende, tira un pugno e la ritira su.
tanta roba. Anche New Villette ha la meccanica di cura, infatti sgravissimo anche New Villette, assolutamente. Però New Villette deve buttare giù le palline e poi le cattura e si può curare. Lui, raga, si cura con un attacco caricato. Bello. È la prima volta che abbiamo sta roba, capisci? Con un attacco caricato, cioè ce l'hai sempre lì. In più è un attacco caricato che non ti consuma stamina, quindi lo puoi fare sempre e ti cura sempre. Molto buono. Ascrizione del peccato. Quando i punti salute attuali di Risley aumentano o diminuiscono, mentre è nello stato di punizione rigente conferito d'assalto della zona di ghiaccio, quindi quando sei sotto l'effetto della E, per farvi un riassunto che qua ogni volta, quando hai utilizzato la skill, punizione rigente ottiene un accumulo di editto d'accusa fino a un massimo di 5 secondi. Ogni accumulo aumenta di un 6% l'attacco di Risley. Ah no, fino a un massimo di 5, scusate, non di 5 secondi, sorry. Hai massimo 5 accumuli di editto di accusa quando c'è una variazione nei suoi punti salute. Quindi quando recuperi vita o quando perdi vita, tu comunque accumuli queste stack con un massimo di 5. Quindi ragazzi, si busca un 30% in più di aumento del danno. E se considerate che con l'attacco caricato lui si prende anche il 50% di danni in più quando si ripristina la vita sotto al 60%, praticamente sto personaggio si autobusta, fa danno, si cura e si busta i danni da solo. Tipo one man standing, fa tutto lui da solo. Cioè, si buffa, si cura, fa danno. Poi abbiamo Grazia del Duca, quando Risley crea materiali d'ascensore delle armi ha un 10% di probabilità di ricevere il doppio del prodotto. Comunque vabbè, estremamente buono. Molto molto buono. Andiamo a vedere le costellazioni. Lui decisamente non lo si gioca in difensiva, lo si gioca attaccando, perché ti abbassi la vita con la E e poi te la ricarichi con i pugni caricati. Quindi lui di base, ragazzi, è anche molto facile da giocare, perché il suo gameplay è molto versatile, nel senso, sarete voi a decidere quando utilizzare la sua burst per fare i dannoni ad area, quando utilizzare la E per abbassarvi la vita e allo stesso tempo quando andare di attacco caricato per ripristinare quella vita e fare ulteriori danni aggiuntivi. Quindi bello, bello bello. Cioè, questo è un PG che probabilmente può essere utilizzato in solo. Si fa le cose da solo praticamente, sì. Allora, costellazioni. Errore per i malfattori. Il rimprovero magnanimo del talento passivo supplica di giustizia riceve le seguenti modifiche. Ok, sì, la sua passiva in pratica. Quando i punti salute di Risley sono inferiori al 60% se il personaggio è nello stato di punizione rigente scatenato d'assalto della zona di ghiaccio, se ha utilizzato la skill. Quando il quinto pugno espulsore va a segno, il personaggio ottiene un effetto di rimprovero magnanimo. È possibile ottenere tale effetto una volta ogni 2,5 secondi. Inoltre, rimprovero pugno guizzante ottiene i seguenti potenziamenti. Il bonus danni ottenuto aumenta un ulteriore... Come 200%? No, aspetta. La C1 si prende 200% di danni aggiuntivi. Allora aspetta, ricordiamo un attimo. Rimprovero guizzante che già ottiene un 50% di danni aggiuntivi da questa passiva e ottiene un successivo 30% aggiuntivo di attacco. Attenzione, quindi non di danni, ma di attacco aumentato quando utilizzi la E. E si prende pure un 200% di danni. Quando lo si usa per colpire un nemico mentre Risley è in stato di punizione rigente, quindi la durata dello stato viene estesa di 4 secondi. È possibile ottenere solo una di tali estensioni in tutta la durata di punizione rigente. Allora aspetta, punizione rigente quando sei sotto al 60%, giusto? Aumenta resistenza all'interruzione di... Ah no, è quando sei sotto la E. Madonna, ma chiamate la skill, vi prego. Sì, è quando i tuoi punti salute sono superiori al 50%. Quindi quando sei sopra il 50% di danni, quindi sei nello stato di punizione rigente, viene estesa la durata di questo stato di 4 secondi. È possibile ottenere solo una di tali estensioni di tutta la durata di punizione rigente. E grazie al cavolo. Non lo so. Se sei sotto, ti prendi 200%. Se sei sopra, ti prendi 4 secondi di aggiunta della skill. E del talento passivo supplica di giustizia. Aumenta 200, quindi non si accumula con il 50%, ma diventa 200%, che è comunque tanto. Ah, avete ragione. Perché aumenta ulteriormente A, non aumenta ulteriormente D. Quindi sì, ti prendi un 200% di danni invece che 50%. Beh, non si accumula. Andiamo alla C2. Durante l'uso di Morso del Lupo Brunauro, che è la burst, ogni accumulo di editto d'accusa derivante dal talento passivo ascrizione del peccato
Quindi il 6% di danno aggiuntivo aumenta di un 40% i danni inflitti dalla suddetta abilità. Richiede il talento passivo ascrizione del peccato. No, aspetta. Ogni accumulo di editto d'accusa derivante dal talento passivo ascrizione del peccato aumenta di un 40%. No, allora qui dice aumenta di un 40%, quindi 46% per ogni stack. E ne hai 5. Qui si accumula. Qui è esatto, qui si accumula ed è 46% per ogni stack per 5. E fa 230. Ma siamo sicuri, regia, giuria, arbitro? Ma è tarato bene sto personaggio? Ma siamo sicuri che abbiano calcolato tutto? Il problema è che, cioè, qui dentro lo possiamo provare solo con dei mob super scrausi. Cioè, sono mob stupidi questi. Io vorrei provarlo con dei mob seri. Vediamo la C4. Vabbè, la C3 tanto è il solito upgrade della skill. I punti salute ripristinati tramite rimprovero, pugno guizzante, aumentano di un 50% dei punti di salute. Quindi praticamente ti fulli, perché già l'abbiamo provata prima con l'attacco caricato. Cioè, ti cura tantissimo. Qui aumenta di un 50%, quindi ti rifulli. Ti rifulli con l'attacco caricato. Inoltre, quando i punti salute di Risley si ripristinano, se la quantità di punti salute ripristinati supera il limite massimo, cosa che accadrà sicuramente perché ti rifulli con sta roba, si verificano i seguenti effetti in base a se il personaggio è in campo o meno. Se Risley è in campo, la sua velocità d'attacco aumenta di un 20% per 4 secondi. Se non è in campo, la velocità d'attacco di tutti i personaggi del tuo gruppo aumenta di un 10%. Per 6 secondi. Questi due metodi di aumento della velocità d'attacco non possono accumularsi. Se state utilizzando lui, 20% in più di velocità d'attacco. E in più vi curate del 50%. Se non lo state utilizzando, state utilizzando gli altri personaggi perché state facendo la rotation, 10% in più di velocità d'attacco anche su di loro. Aumento del danno della burst. E poi abbiamo salvaguardia per gli innocenti, la sua C6. Il tasso di crit. Di critical rate, quindi è di danni da critico, di rimprovero, pugno guizzante, quindi del caricato, aumentano rispettivamente di un 10% e quindi hai 10% in più di critico, di critical rate e 80% in più di danni da critico. Quando viene sprigionato si materializza un ulteriore spuntone di ghiaccio che infligge un 100% dei danni di base del caricato come danni da crio, quindi fai un 100% di danni crio con l'attacco caricato. I danni inflitti in questo modo sono considerati danni d'attacco caricato. Devo dire che tutto sommato la C6 non mi sconvolge. Perché... Boh, allora, la C1 e la C2, ragazzi, sono fortissime. La C1 e la C2 sono veramente forti. La C4 ti permette di giocare questo personaggio veramente in solo. Cioè, si rifulla con l'attacco caricato. La C6... ti aggiunge ulteriori danni da critico e in più ti trasforma il danno del pugno in danno da crio. La C1 è veramente sbroccata. La C2 ti va a completare un danno grossissimo sulla burst. Meno sbroccata forse della C1. La C1 mi sembra veramente... Sì, la C1 è rotta. La C1 è proprio forte. Anche la C2 è molto forte. E letteralmente ti puoi fermare qua, secondo me. Ti fermi qui. Abbiamo davanti a noi... quello che secondo me sarà il prossimo DD Crio per non so quanto tempo. Almeno sulla carta. Poi io. Anche menando, anche senza reazioni. Cioè anche menare così, senza nessun tipo di reazione. Guardate i danni del caricato, ragazzi. Cioè io non... senza reazioni, eh. I danni del caricato. Devo andare sotto, che è meglio. Aspetta. Tanto si refulla, guardalo. È così, giocato così, da solo. Zero reaction. Mi abbasso. Ma vado lì. Una mina incredibile. Mi refullo con un pugno. Vieni, che tanto non me ne frega niente. Cioè, ragazzi, è ignorantissimo sto personaggio. È davvero forte. Cioè, usato così, senza reazioni, è comunque sbroccato. Se gli metti pure le reazioni...
Dobbiamo dare un'occhiata anche all'arma, eh. Vabbè, c'è da dire che arma o non arma, mi pare sbroccato a prescindere sto personaggio. Insano, veramente insano. Ah, quindi la sua C3 va a potenziarti gli attacchi normali. Hai fatto bene a dirlo perché l'avevo direttamente skippato, che di solito sono sempre quelle. Quindi ti va a potenziare gli attacchi normali la C3. Supervisione pecuniaria. Ok, nome particolare. E da tasso di crit. Mi viene da pensare che abbiano dato tasso di crit per nerfare questi personaggi, perché anche, boh, cioè, non gli serve tasso di crit. Cioè, tu già col maresciallo Se hai del tasso di crit. Cioè, questa è letteralmente è una statistica messa per nerfare. Potevano mettere attacco in percentuale, perché tanto tasso di crit non te ne serve. Cioè, ne hai già in abbondanza col maresciallo Se. Anche in Ovilletta l'arma crit damage. Sì, mi sembrano quasi più dei nerf che... tu dici, peccato che sia anche crit rate. Raga, secondo me l'hanno fatta apposta sta roba. Cioè, vai a mettere crit damage nell'arma a sì due personaggi. Vagli a dare pure crit damage. Vediamo cosa fa. Maria di sangue dorato. L'attacco aumenta di un 16% quando la quantità di punti salute attuali aumenta o diminuisce. Quindi sempre. I danni d'attacco normale o d'attacco caricato aumentano rispettivamente di un 16% e di un 14% per 4 secondi. Con un massimo di 3 accumuli. Bene. Questo effetto può attivarsi una volta ogni 0,3 secondi. Quando il personaggio che equipaggia l'arma raggiunge il massimo numero di accumuli, la sua velocità d'attacco è pure velocità d'attacco. Vabbè, dai ragazzi. Aumenta l'attacco di un 16%, punto. Di un 14% per 4 secondi. Massimo di 3 accumuli. Pure velocità d'attacco. Volete anche un caffè? La sua C1, secondo me, già lo rende mega sbroccato. Sì, anche la C2, certamente. Però, ecco, siccome spesso la scelta è... Molti sono lì che dicono... Cosa faccio, Kuro? Prendo la sua C1, prendo l'arma. In questo caso, la C1 assolutamente, perché è molto più facile da fare e vi rende il personaggio tanto sbroccato. Anche la sua arma è forte. È assolutamente forte. Però, secondo me, la C1 è meglio. Comunque bellissimo personaggio, e se vi serve un DD Crio, assolutamente consigliato. Sembra molto molto forte.